Vorrete sapere cosa penso? Ve lo dico subito. Ero là quando JFK dette la prima occhiata a quelle foto U2. La CIA è gli occhi e le orecchie di questo paese. E ciò che vediamo non è sempre piacevole. Le cose non cambiano mai, gli assassini girano ancora liberi per la nazione, gli eserciti non smettono di ammassarsi sulle frontiere e le persone continuano a morire. Diverse cose che il presidente non sa. Per un politico l'ignoranza è la chiave della sopravvivenza e le circostanze sono parecchio flessibili. Forse non tutto è bianco e nero. Il lavoro non cambierà mai. Potremmo essere in prima linea in una giungla asiatica oppure a 30.000 miglia dall'arsenale nucleare sovietico. Alla fine dipende tutto dall'attitudine umana, ci sarà sempre un Aldrich Ames. La cosa migliore che puoi fare è trattare bene il tuo popolo e osservare ogni sua mossa. Kipling la chiamava la grande partita. E alla fine ti devi ricordare una sola cosa. Tutto ciò che sai potrebbe essere una menzogna. Ufficiale in carica Thorne, benvenuto in Intelink. Il tuo assistente digitale personale permette l'accesso a 4 servizi principali. Data Link, il tuo collegamento alle altre agenzie governative, News Link, per l'accesso alle ultime notizie, Web Link, connessione al mondo online, e Com Link, la tua casella postale e mezzo per comunicazioni di sicurezza. Per altri dettagli premi il pulsante d'aiuto. Hai un messaggio in attesa. Clicca su Com Link per ricevere le comunicazioni. Torno, sono Warrest. Abbiamo un problema. Stiamo organizzando il team. Ti vedo a Langley in riunione. Andiamo, ci stanno aspettando. Da questa parte. Stacy. Mr. Warrest. D'accordo, possiamo cominciare. Conoscete tutti Bruce Jeffries e l'abbiamo reintegrato per questa missione. Signori, questa è una cosa seria. Gene e io abbiamo scelto Jeffries per condurre l'operazione e lui ha designato David Holt del DI e Jamie Seaton dell'SNT come supporto di linea. Oltre a loro occorrono altri operativi affidabili sul campo, motivo per il quale siete qui. Lang? Assai? Parker?
è Thorne. Ora Jean mi assicura che voi siete migliori tra le nuove leve. Sarete voi stessi a dimostrarlo. Sono certo che qualcuno ce la farà. Vi voglio tutti alla fattoria per le 6. Bruce ha già deciso il vostro regime. I migliori otterranno la missione e faranno rapporto qui per il briefing completo. Buona fortuna. Entri pure, Frank sarà qui a momenti. Questo è Thorne Phillips. Jeffrey gli ha insegnato tutto quello che sapeva. Thorne si è ritirato l'anno scorso. Dicevano che la grande partita aveva perso sapore. Scusa del ritardo. È uno di quei giorni. Il mio nome è Frank Mikowski. Gli altri 3 hanno già iniziato. Ora è il tuo turno. Bruce vuole che ti faccia cominciare dall'analisi delle immagini. Ora devo andare via, ma se segui i segnali per la hall ci vedremo lì. Il candidato alla presidenza russa, Fyodor Dubansky, è stato assassinato oggi per mano di un killer. Dubansky era stato in testa ai sondaggi per l'intera settimana. I media russi sospettano la mano della mafia sovietica. Il rivale diretto di Dubansky, l'attuale presidente Alexander Polyakov, si incontrerà a giorni con il presidente Charles Brooks per firmare l'attesa trattativa finale, con la quale verranno smantellati gli arsenali nucleari russi. Questa è l'ultima novità in fatto di analisi d'immagine. Se una foto vale più di 1000 parole, quest'affare potrebbe scriverti guerra e pace. Se inquadri un campo di calcio e passi sopra i giocatori, puoi addirittura vedere se vinceranno il campionato. Quelli che abbiamo qui sono una serie di puzzle. Tu hai un paio di immagini della sorveglianza e io un paio di domande. Usa l'aggeggio per le analisi più il cervello e vedremo come te la cavi contro gli altri. Accesso al Centro di Interpretazione Fotografico Nazionale. Ok, questa ripresa aerea mostra un ranch dove alcuni piccoli spacciatori messicani si sono dati appuntamento. Usa lo zoom e l'OCI per distinguere il numero di targa della berlina marrone. Dovrebbe essere quella di uno dei ragazzi della DEA che ci ha venduto ai cattivi. Apertura del canale email. Messaggio inviato. Vacca boia, te li sei fumati? Diavolo! Asai era vicino alla perfezione, ma tu hai fatto di meglio, Bruce ne sarà fiero. Qui ci sono due tipi di immagine. La prima è una ripresa satellitare di una base siriana nella valle della Bekaa. La seconda è lo stesso posto passato agli infrarossi. Usa la sovrapposizione per determinare il numero di carri armati col motore acceso. Selezionare le immagini da sovrapporre. Immagini 1 e 2 unite. Apertura del canale email. Messaggio inviato.
Bel lavoro. Potresti arrivare in cima alla lista. Questo è il nuovo gadget della S.E.T. Molto sexy. Se qualcuno distrugge la macchina o ruba la pellicola, qui c'è un chip con una copia delle immagini in bassa risoluzione. Dannatamente furbo, eh? Abbiamo una telecamera allo studio, ma c'è ancora qualche problema da risolvere. Va bene, ora le cose serie. Molto serie. Voglio che tu dia un'occhiata alla zona. Bruce e io ti attenderemo là.